Presidente, al via l'anno di presidenza Umbro, da cosa sarà caratterizzato? Sarà un anno impostato sul tema dei diritti, lo abbiamo detto, lo abbiamo più volte ribadito, un anno logicamente in continuità con quello che è il programma della Calre, che va avanti da 20 anni, che ha un programma avviato, condiviso con le altre regioni europee, sul quale vogliamo continuare. È indubbio che questo nostro impegno vedrà i gruppi di lavoro continuare in questa esperienza positiva di confronto, di ascolto, di condivisione di quelle che sono le istanze che vengono da ogni singola regione. Lo facciamo nella consapevolezza che ascoltarci, parlare tra di noi, cercare di portare al cuore dell'Europa quelle che sono le problematiche e i temi su cui ci stiamo interrogando nei singoli paesi, sia la forma migliore per costruire un'Europa della quale sentiamo la grande importanza. Questo un aspetto, l'altro sicuramente il tema del futuro dell'Europa. Ce lo sentiamo dire, ce lo diciamo qui, siamo di fronte a un grande spartiacque, il futuro dell'Europa, la prossima scadenza elettorale dirà molto su quello che lasceremo in dote ai nostri figli e alle nostre giovani generazioni. Sappiamo e siamo consapevoli che l'Europa che oggi viviamo non è l'Europa che corrisponde al disegno dei padri fondatori, però forse con troppa facilità ci dimentichiamo che questa è l'Europa che ha garantito a tutti noi 70 anni di pace, una cosa su cui dobbiamo riflettere profondamente, cercando di capire quali sono gli elementi su cui lavorare per modificare questo progetto, per cercare di renderlo più attuale alle contingenze dell'oggi e cercando anche di gestire quei fenomeni come quello della Brexit che tanta preoccupazione stanno generando. Proprio a proposito di questo, Presidente, dentro la rete Calre ci sono delle regioni che fanno parte del Regno Unito. Esatto. Proprio considerati gli sviluppi della Brexit, come pensate di gestire questa situazione? Le dico subito che nell'ultimo meeting, quello delle Azzorre, nel quale io sono stata eletta, è arrivata una richiesta da parte di queste regioni di modificare il nostro statuto per permettere loro di rimanere in qualche modo all'interno di questa rete, perché la consapevolezza che uscire da un processo di condivisione, da un processo anche di partecipazione ci riporta in un isolamento di cui non abbiamo bisogno e che non ci farà sicuramente crescere. Quindi questi sono gli elementi che dicevo in corsa ci si trova ad affrontare e sui quali vorremmo spendere tutte le nostre energie, quindi saldare questa rete di rapporti tra di noi ma anche cercare veramente di riportare il sogno dell'Europa alle sue radici, alla sua creazione. E stamattina nel corso di questo incontro, che esce un po' dal carattere formale del semplice passaggio di testimone tra la Presidente Anna Luiz, che è l'uscente, e me, abbiamo voluto fortemente partire subito con una marcia ingranata e quindi l'aiuto dell'università che ci accompagnerà, della nostra università che ci accompagnerà in questo anno di presidenza, vuole da subito focalizzare alcuni temi sui quali intendiamo assolutamente lavorare, che sono poi temi che interrogano sull'Europa. E dicevo appunto, annunceremo il nostro programma, non lo facciamo con nostalgia e con retorica, ma vi annuncio che abbiamo deciso di svolgere una delle nostre iniziative proprio nell'isola di Ventotene, lo faremo ad elezioni avvenute, quindi non ci saranno scopi di propaganda, ma semplicemente il bisogno e la volontà di ritornare veramente al cuore dell'Europa, dove l'Europa è stata pensata, sognata, in qualche maniera desiderata. L'anno scorso lo hanno fatto i nostri giovani e ci hanno lasciato un messaggio molto forte. Ecco, io faccio a tutti un invito di riflettere su quelle che sono le considerazioni che vengono da questo mondo, il mondo dei giovani che ci consegna delle istanze alle quali non possiamo non dare risposte. E per l'Umbria, Presidente, questa presidenza che significato ha? Beh, sicuramente è un premio per il lavoro svolto già in Umbria, perché se sono stata scelta è perché l'Umbria ha dimostrato nel tempo, e voglio ricordare il lavoro della Presidente Marini in questa direzione, abbiamo dimostrato di credere in questa opportunità e di saperla in qualche maniera vivere anche per trarre dei benefici per la nostra regione.
e quindi questo sarà un ulteriore momento di contatto, di confronto, di far conoscere la nostra regione all'esterno, di creare quelle relazioni che potrebbero avere anche una ricaduta sulla nostra economia. Questo doppio binario sicuramente sarà quello sul quale ci muoveremo.